Salve a tutti, bentornati. In questa lezione parleremo di antiaggressione femminile. Un sondaggio nazionale ha evidenziato che il 52% delle donne ha subito violenza sessuale, il 27% delle donne ha subito perlomeno violenze fisiche e il 60% delle donne violenze psicologiche. Considerate che in Italia la violenza di genere, quindi la violenza sulle donne, è la prima causa di morte più del cancro e degli incidenti stradali. Tutti questi non sono dati gettati da me a caso, ma sono dati del Viminale, dell'Istat, di sondaggi nazionali. Basta poi accendere la televisione per rendersi conto delle notizie riportate da tutti i telegiornali nazionali. È per questo che la scuola Sambao ha deciso da alcuni anni di introdurre un corso di antiaggressione femminile, ovviamente non per incitare alla violenza, perché di questo non si tratta assolutamente. C'è una grandissima differenza tra antiaggressione femminile e difesa personale. La difesa personale prevede che io difendo la mia persona, come dice il nome stesso, quindi si suppone già che sia avvenuta o stia avvenendo un'aggressione fisica. L'antiaggressione, il metodo insegnato dalla scuola Sambao, invece insegna ad evitare un'aggressione, ovvero fare in modo di poter evitare qualsiasi tipo di aggressione fisica, psicologica o verbale. E quindi il corso, i nostri corsi, sono proprio teorici e pratici per permettere alla persona di riconoscere la violenza. L'unico modo, infatti, per aiutare le donne ad evitare una violenza è proprio quella di riconoscerla, di rendersi conto quando la situazione è una situazione di pericolo, quando una persona, un conoscente o un perfetto sconosciuto può diventare pericoloso a seconda delle sue movenze, del suo modo di camminare, del modo di guardare e del modo di dialogare o rivolgersi alla persona.